Buongiorno a tutti, io sono Nicole e faccio parte del team content di Digital Coach. Oggi ho il piacere di intervistare Stefano e Ilham, fondatori di Smanup, che saluto e ringrazio di essere qui con noi. Grazie. Grazie a te, ciao Nicole, ciao a tutti. Raccontatemi un po' cos'è Smanup e da che idea è nata. Sì, allora, Smanup è l'app che premia chi guida bene. Quindi nasce principalmente per sensibilizzare gli automobilisti della guida sicura e nasce un po' dalle nostre esperienze circa 8 anni fa, dove ci siamo trovati in una situazione di pericolo e ci siamo domandati come che cosa potevamo fare per migliorare la sicurezza stradale di tutti. E da lì è nata l'idea di Smanup. Chi è il target di Smanup? Allora, principalmente ci rivolgiamo agli automobilisti, quindi facciamo un B2C per tutte le persone che scaricano l'app. Sono automobilisti, diciamo, digitali, che hanno una fascia d'età tra i 25 e i 55 di ambo sessi, che hanno voglia di mettersi un po' alla prova e di vincere qualcosa guidando bene. Oggi un po' tutti in Italia pensiamo di guidare bene. In realtà non è proprio così, però ecco, se viene incentivato a guadagnare qualcosa, questo fa sicuramente un buon motivo per scaricare un'app. Mentre invece abbiamo anche un altro target, che è un B2B, dove ci rivolgiamo alle piccole e medie imprese in Italia che si vogliono rendere più visibili all'interno della nostra applicazione. Considera, oggi abbiamo oltre 14.000 aziende in Italia che sono su Smanup. E come funziona l'applicazione? In che modo comunque premia chi guida bene? Allora, a parte l'app è molto semplice, è stata creata apposta per renderla utilizzabile da tutti. Si scarica gratuitamente, è semplice l'attivazione, basta che prima di mettersi alla guida uno faccia partire l'app e non c'è nessuna richiesta di interazione. Si riceve soltanto degli avvisi sonori durante il viaggio per non distrarti e alla fine della guida avrai un voto e dei punti, che sono appunto questi punti che ti permettono di poi di riscattare dei premi. Premi offerti dai nostri partner e anche da Smanup, che sono messi in palio proprio per incentivare gli automobilisti a guidare meglio. Abbiamo fatto anche delle collaborazioni importanti come per esempio l'XSGO del gruppo Stellantis, che offre un'ora di guida gratuita su delle auto elettriche, in questo caso delle 500 elettriche, sulle città di Roma, Milano e Torino. O per esempio collaborazioni con gruppi assicurativi come Antea, che propone una polizza del conducente all'interno dell'app. Mentre invece la parte di gamification, quindi un modo per intrattenere l'utente all'interno dell'app, ci sono dei quiz che permettono di capire l'abilità dell'utente, se si ricorda un po' anche com'è il codice della strada, ad esempio. Poi ci sono delle classifiche, che sono delle classifiche nazionali, che mette, diciamo, un po' in competizione gli utenti a chi guida meglio. E da poco abbiamo lanciato anche delle sfide aziendali. Sfide che vengono fatte personalizzate per le aziende, che sono a vantaggio dei dipendenti che vogliono, diciamo, sfidarsi fra di loro. E che canali o strumenti digitali state utilizzando per promuoverla? Generalmente utilizziamo i social media, comunque Facebook, Instagram, LinkedIn, per poter comunque diffondere una voce che possa essere indirizzata ai nostri utenti. Ma non solo, utilizziamo anche una sorta di advertising interno all'interno della nostra app per poter promuovere sia i nostri clienti, che sono comunque chi premia i nostri utenti alla fine, oppure per poter diffondere ancora di più questa nostra missione, chiamiamola così. Tipo di contenuti diffondete? Ho visto che c'è anche un blog sul vostro sito.
un contenuto generalmente molto personalizzato, perché cerchiamo di segmentare sempre di più il nostro pubblico, quindi è rivolto all'automobilista, è rivolto al nostro cliente finale. Il contenuto viene discusso mensilmente a seconda di quello che è il nostro pubblico. E avete un team di digital marketing, da chi è composto? Allora, abbiamo un copywriter interno e questo ci permette veramente di personalizzare i contenuti in maniera specifica. Abbiamo uno user designer, abbiamo un social media e un digital marketing specialist. Obiettivi futuri di questa attività? Avete degli obiettivi futuri? Allora, il nostro obiettivo è farsi conoscere naturalmente, farsi conoscere sempre di più e far sì che le persone possano capire la necessità, ma anche quello che è la nostra, come ho detto prima, la nostra missione è essere il più protetti possibile quando si guida. Segmentare il nostro pubblico. Questo è il nostro obiettivo, e arrivare a diffonderci. Io vi ringrazio perché ho conosciuto una splendida realtà con voi e consiglio a tutti di scaricare l'applicazione. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Ciao ancora.